Ci sarebbe questa cosa. Meditazione. Vai, vai, sono. Comando tecnico, beh, cosa possiamo dire? Che per me il team di Sparda ha meno probabilità di vincere del team di Piga, visto la composition, tutti i tank del team di Piga, un super tank chiamato Angstar, io lo chiamo Sedinio, Volgarmente sedigno. forse qualcosina si può fare se si Alistar utilizza fermo, perché Magic Alistar è Resistance. fermo? Alistar non è in lane, è fregato. Ora è tornato. Perde un po' di esperienza. Vabbè, meglio per Jinx. Oh, ma non ho cambiato completamente team, sbaglio. Perché ma guai che sono con blu? Attenzione, se il top manca il top laner, si è fatto un campo insieme al jungler della squadra azzurra. Guarda top. Tony jungler. Fabio ovviamente pusha, ha pushato senza Non lo l'affittare. so, comunque non mi piace tanto il team che hanno composto. Ah, sono un po' tutti troppo forzati, vedrei. Devo Mamma mia, dire. Jinx. Diciamo, l'unico che sta bene è Giovanni, però. Secondo me è sprecato Giovanni tutto. No, ma Angelo contro Vega. Di lane per Vega, mi sa, non questa hanno tanti partita. CC, cioè alla fine per sfruttare di Lux, tipo si ingaggiava, che ne so, un Malphite, niente che stavano in bulo, una bella ulti e via. Comunque un ottimo poke da parte della squadra blu top lane. Beh, però la combo Lulu-Irelia è abbastanza OP. Irelia fa quello che vuole, voglio dire. Esatto. Irelia. Vedi Fabio qua ha fatto una buona Q. Non è una brutta combo. E poi dirgli di Kalissa è migliore rispetto a fare con supporto melee, che sfruttano la passiva di Kalissa, quindi fanno danni pesanti. Comunque, in late sicuramente la squadra azzurra forse è più forte. Angelo si può godere questi primi minuti contro Diana, che arriva a livello 6. Mette tutta la torre e piange. Ho fatto la combo. Una combo strana da parte di Alistar. No, non l'ha fatta la combo, ha fatto volare a Kusa. Ha fatto una testata sulla DC e una. Devil Virgin sta piaggendo top. Devil Virgin? Devil Virgin? Perché non lo sapevate. Comunque soffrono pesantemente, boh. Questo è un gavè. Vedi anche la combo. No, sbagliare di nuovo. Ma non è facile farlo. Lo so. Comunque Tony Frick non ha neanche tentato una gankata. Flash per David Bergin. Ebbè, motivato anche. Angelo Blu può soltanto sbracciarsi la torre e fregare, sì. E appena Diana arriva nello 6. Dai, Io gli va. consiglierei di iniziare a rammare, che è meglio che non ci sta in lei. Attenzione Marco, che expa in meno rispetto alla bot lane. Bella, Ho bella fatto la combo combo. da parte di Alistar. Questo ingaggio molto aggressivo da parte della squadra blu. Barriera, no, tiragliela, attenzione, resti in pega, una resti in pega, questo da parte di Tony Brick. Detto Tony. Vabbè, hanno fatto una giocata tecnica qua. Resti in pega, perde. Perché ha tanto è detto che assurdo. non ha cliccato l'ustione, se messo che sia l'ustione. Ottimo Infatti, primo vedete, tanto. Piano ancora l'ustione. Attenzione, Fabio si è allenato con le Q. Altra combo da parte di Alistar. Il livello si sta alzando lentamente, anzi velocemente, altro che. Io credo che questo torneo stia facendo allenare bene tutti quanti. Fa alquanto bene. Attenzione, un'altra combo. Ma io ripeto sempre, Alistar, per essere piccato deve essere giocato bene. Vabbè.
con la combo, perché sennò senza combo è inutile. Certo. Comunque top Fabio sta perdendo terreno ampiamente. È sotto di Minion. In maniera... Sta per arrivare il 6 di Diana. Attendiamo tutti con impazienza. Attenzione, questo camper mid. Camperino mid. L'angelo si è dimenticato di andare ad aiutare, praticamente. Tony che sta facendo tutto da solo. Posso impiegarlo, che colpito darei. Cattivissimo. Nello stretto l'ha sbagliato. Peccato, Tony ha finito il mana per picchiare. Peccato. Beh, ma Angelo qua doveva seguire. Sì, ma Angelo proprio, diciamo, si era un po' addormentato sotto torre. Sì, Angelo l'ha lasciato perdere. Ma in generale, attenzione top, i danni su Fabio, secondo me, Sparta carrierà pesantemente la partita, comunque. Ebbè, se riesce a ucciderlo, è tempo, è questione di tempo. Ma Irelia li abbassa che fa, non è che lo diamo. Eccolo qua, il 6 di danni. La prima kill da parte di... Resti in Vega, forse no, si salva. Una buggata di Diana senza. Vabbè era scontatissima. Appena arrivava il 6 Diana era finita la partita di lui. Col pizzo della luna. Beh, gli ha tirato una bella. Vabbè, ha finito di giocare lì. Ma le cuo sono buggate di Diana, ce l'ha di Sì, ma è buggato proprio il 6 di Diana. Cioè, ottime combo da parte di Ciccio. Tony che prova a farsi il blu Ce la fa! Tony, nuova rivelazione in giungla. Tony che tenta sempre le cose al limite. Gli piace giocare hard proprio. Comunque mid, ogni Q che lenda Diana è una kill. Attenzione, una Q da parte di... Attenzione! Bello, bellissima combo da parte della bot lane. Hai? No, il trade l'ho vinto, infatti. No, ha sbagliato il riccio. Attenzione! Devi mandare che picchia il surf, però attenzione. Ti ha fatto il culo. Attenzione! E lo lascia vivo, attenzione! Ma avete visto la schivata che ha fatto Marco dell'ultimate di... Sì. Di Sichuan? No, non l'ho preso. Fabio non riesce neanche a farmare ormai. Guarda i danni che si prende sotto d'oro. Ma cattivissimo. Ma Irelia contro Chocat. E secondo te così la poteva giocare meglio proprio a prescindere? Con Lux? No, certo. con Chocat. Sì, certo che può giocare. Guarda Diana. Ma sta giocando male Fabio. Cioè io avrei la stittato tranquillamente. Perché tanto si recupera molto di più. Comunque ora tu non dovrà giocare Poppo Torre. Attenzione. Poppo è. No, siamo vicini. Ma ora? Non ho fatto nulla. Troppa vita c'ha cosa. Ma secondo me sta sbagliando. Il predict. Che predict è? Dovrebbe avere l'ultimate. Fabio ci va, Davide ci è normale. Davide ci muore. Senza ulti non devo andare. È andato a gankare senza ulti con me da vivere. Immagini già i posti. Fabio, ma che cazzo fai? E vai io. Poi Fabio ha fatto una qua a mano. Cioè, Tony Frick là pronto sempre a camperare mid. Hanno capito che il problema là è Diana. Però Tony dovrebbe fare il 6, ancora il 5. Ma qui non avete capito che è già vinta la partita. Da parte del team blu, perché vedo un podio molto spento. Ragazzi, una Irelia. Ah, pausa. Siamo. Beh, vedi quanto dura, ragazzi. I brick, mamma mia. Diciamo che lì spacchi in culo l'assa, proprio la situazione. Esatto. Ma 4 contro 5? No, 35. Sono in 4 su TS di cosa? Spacchi in culo. Sarà cacciato di nuovo Sparda. Infatti dice che sono di nuovo in bauto adesso. No. E infatti dicevano che dopo questa cosa non gli danno più. Aia. E che sia giusto così.
Perché sono in, sono in svantaggio. Ai. Eh beh, come, ai, ai, gioco, ai. Come ha giocato Peppe con la Lazio? Poi ho detto Davide, cosa hai detto a Fabio quando hai cambiato top? E ha detto, Fabio, fai una cosa, stai sotto torre, è ingestibile, basta. Spera. 40 minuti di differenza. C'è il doppio del farm, Irelia. Se c'è il... doppio del farm, Irelia, con giocato. Se giocasse già di suo, come se stai fermo farm, come fa da così poco farm? Il giocatore potrebbe mangiarsi il minion, farlo con la, fare la cura, però a 40 minuti. Quella combo altra è combo bella. Di Ziggio. Allora, appena nei teamfight fanno i Irelia, ah, boh, no? Appena fanno i Irelia Lulu. Ma lui perché con Cho'Gath farma di Gia, lui prima sempre da G per farmare. Vabbè, è così. Non lo sappiamo, tutte le partite contro Sparda sono così. Questa comunque è l'ultima pausa che possono sfruttare, salvo avvenimenti. Quindi in questi 20 minuti dovrà trovare in fretta e in furia un nuovo modo, un nuovo gestore. Presto, si vado attivo, pago 1000 euro, però facete il modem. Perdere 50 di skill. Contro i non si può giocare. Un evocatore si è riconnesso. Come hanno scaricato i famosissimi cheat di LOL. Quelli che si giocano contro vengono dossati. Sì, Marco, scusa, ma poi sto Ziggy che qua che non può loggare, non può giocare perché c'è il computer che non funziona. Incredibile. Ziggy, che mi pare è quello che ha fatto meno partite di tutti, tre sole. Eh sì, perché loro possono giocare di sabato e domenica, però di sabato e domenica non ci stanno. Che cazzo fanno? Ma perché possono giocare solo sabato e domenica? Ho solo questa pausa. Perché c'è Riccardo che può giocare solo sabato e domenica, cioè perché... Fabio alle... no, pure di venerdì forse. Forse anche pure di venerdì. Perché il bambino prodigio può giocare la sera di venerdì. Sì, ma... dei numeri esce alle 8. Che pomeriggi infrasettimanali, niente. Un evocatore. Comunque, ma così numeri, abbiamo scoperto che noi non giochiamo mai più. Dalle 2 alle 8 non... non c'è mio fratello tutta la settimana. Esatto. Come? Ma che orari fa? Dalle 2 alle 8, fa dalle 14 alle 20, alle 19. Ma, che, ma che, che università è? Non ho capito. Ingegneria. Quelli libro che sfruttano i coreani. Ma questo qua è ingegneria di sfruttamento. Vabbè, ma tecnicamente venerdì, sabato e domenica, visto che me l'ha detto il porco di Fabio ieri che stava... Meglio noto come campo di ingegneria. Potevamo giocare. Campo di ingegneria. Madonna, Sparta che cangerò oggi una missione lui da buttare. Queste sono più pause che non il gioco in sé. La nostra pure cancerogena è stata. Ripreso. Come la pennetta di Giulio, tipo che è creata, esatto. Anche te. Ma non vi ricordate Giulio? Sì, sì. Ma Giulio era troppo cancerogeno. Si sentiva male quando finiva la connessione. Lasciate stare. Sì, quelle che lui di fare quelle a cosa? Diana non perde io. Ma io non capisco comunque. Gunbot. Ma stai registrando il gioco? Sì. A posto. Da parte di tutte e due i jungler. Una pink al drago, attenzione. Vabbè, lascia stare. Ragazzi, perché Lux fondamentalmente non c'è ancora più. Ragazzi, voi non lo sentite, ma con lui c'è quello che registra, si chiama Pugli. Perché si fa di Pugli? Non diciamolo. Ce n'è 4 bot. 4 bot, potrebbe essere l'ingaggio di fucking quello con la finale. No, sono 4 contro 3. Non lo diciamo per salvare la terra. Si fermo là. Attenzione, la pelle dei gank, attenzione, oh, eccolo. Ottimo. Eccolo lei. Bravissimo. Ottima giocata. No, guy, interviene. Della squadra blu. Grandissima azione. Niente da dire qui. Che succede? Di spoiler di... ecco, tutto per tutto. Ma l'avete visto che lui l'ha fatto avanti e indietro all'improvviso? Ah sì, era un bug questo qui, che ha tutta una kill dietro.
Lulu, dove andare avanti, in realtà è tornato indietro. Guarda, se ne frega, se si fa la torre. Nemico. Mega danni di giocato, e poi io. Ah, ma sembra la build, sto sbagliando i Joker. Cioè, le forze di ingaggio. Eccolo. Non sbagliare il Joker, non fa nulla così. Baron, Drago per la squadra blu. Bel tentativo da parte di Jinx. Occhio, Diana bot. Vabbè. Comunque anche molto bello lo start della build di Peach. 2 contro 1. Alistar ha deciso di farsi come idem da chiudere il porto della montagna. Io non l'ho chiuso così. Così vanno, non riesco a chiudere perché non ci sono altre chiuse. Sì, io non le ultime partite recenti non ho mai chiuso il demo da tutto. Non c'è tempo. Invece Alistar ha deciso di farlo per il idem. Attenzione però che Pega si è preso la torretta mia, quindi ora potrà fumare. Sta vedendo cosa che già sta facendo. Certo, non ha visto che è un livello sopra, sono in 3, però credo che potrebbe anche. Sì, no, ce la fa, ce la fa. Ecco, Diana. Vai. No, non lo prendeva quella Q. Comunque l'aveva visto perché c'è la ward. Sì, sì. Perché bellina la faccia della montagna. Unico idem. Chiaro. Ma dov'è? Ma non ci fa sto bug? Non so. E di nuovo, si era buttato in avanti, l'ha fatto andare indietro. E non gli ha fa- non l'ha fatto sbalzare. Aia. Aia. Ha fatto la cui la babbaria ha preso Diana. Tutti dietro. Aia, aia, vediamo, forse gara. Parte 2K. Forse per 2K. Ah, meno male. Teleporta top per non perdere la loro. Mi aspettavo un altro, come dire, un'altra pausa. Ma. Però va, hanno bene, preso la torre bot. Cosa ottima quella. Forse. Ma magari la mid non ce la fanno. Ma il nostro Devastator lo vuole dire qualcosa sulla DC del team di Sparta? Questo spacchi non ha niente da dire. Devastator, su. Attenzione, mid. Attenzione, che è pericolo da questa finale inutile di Lux. Però la carta è andata, però. È scomparso. Tony Flick sta gestendo molto bene la giungla. Ha capito quale di carry utilizzare. Kalista è un buon di carry da team fight per gli obiettivi. Bene, bene. Due top e sanno che non c'ha il perché non c'ha l'ultimate, se no si salva. È Davide che si prende la kill per non lasciarla a Fabio. Hai fatto benissimo. Meglio il top mai. Vai a dare le però Fabio fa 0-0. Tony Flick sempre basso al red. Però Fabio non sta affittando fondamentalmente. Ma la build è completamente sbagliata. Di chi? Gioca, non fa un danno, zero proprio. Sì, certo. Aia. Ecco qui. Palla sul camper, occhio, attenzione, ci potrebbe essere un'ottima giocata da parte di del team rosso. Ah, ma bella finale di Lux, bella finale, ottima finale di Lux. Complimenti blu. Questo sniper
Best of Sniper. Qualcuno qua vuole di prepotenza il ruolo di cecchino del torneo. Comunque mi pare che Angelo Blu lo gioca da un po', Lux. Cioè, ha avuto difficoltà perché comunque è Diana che è abbastanza buggato. Bravo Blu, io bravo ci ho Blu. Giocato contro ed è abbastanza bravo con Lux. Ah, vabbè, allora, contro Diana sicuramente non può giocare, però no, come team combo preferisco quella di Vega, che alla fine se riescono a giocarci riescono a giocarla, però questo è un camper sbagliato secondo me. Stanno giocando comunque a tutti insieme, ho notato, sono 4 e 1 sempre separati. Così è giusto. Sto benissimo. Sì, occhio. Attenzione che potrebbe esserci un fight qua. Lo giocano così. Guarda che attira l'attenzione. Vengono visti dal Pinket Blu. Il drago, penso che sia proprio questo il motivo per cui si gira in quella zona. Quindi ora, scusate, quelli del mio team, come ci dobbiamo comportarci qua con il problema del computer di Ziliag? Non lo so, Tony Pick comunque è andato molto prepotentemente sul piano. Qua è bello! Qua mi hanno fatto un ultimo perfetto. Ultimate perfetta di Tratal. Serviamo che Fabio fa 1-0. Ha preso in mezzo i tre squish. Sì, è stato ottimo questo porta un vantaggio enorme alla sua prova. Questo gioco, questo personaggio amato a tutti questo torneo. Ma facciamo. Guardiamo che i gold sono uguali per entrambi i team. Questo torneo comunque gioca, ma è diventato così picco, si sbanda. Poi lo giocano tutti, lo giocano. Non capisco perché. Come non capisci perché? È facile, tanti ignoranti. Se non muore mai, Camp Sustain non finisce mai. Ricordiamo però che hanno perso, come dire, dire che hai giocato ciò contro i nulli. Ah sì, ecco, ha perso due volte. Beh, non ti garantisce la vittoria matematica, però il team di Sparda con, ricordiamo, Angelo Blu, Shock a top. Però è quasi incanterabile, soprattutto con il fatto che i giochi non sono bannati. Non lo puoi quasi canterare a Shock. E no mid non puoi. Anche contro il team di Vega. Cosa? Avevano giocato top, Carlo con Renekton, abbiamo vinto lo stesso. Renekton è uno che può farci. Il problema è che quello che gli togli lui se lo riprende tranquillamente con l'aria. Guardiamo questa kill. Angelo Blu è l'esempio di una un massimo possibile dove le persone camminano senza girarsi. Vai. La rossa è mai andata. Sì, ma la squadra è troppo danni. Se questo teamfight sta durando da 20 secondi più le dori, ancora sono tutti. Persino Diana è tank. Sì, infatti, cioè, tutti hanno qualcosa per tankare. Ma è il nuovo meta che hanno portato avanti la Riot, quindi tutto questo che ha occhio, potrebbe esserci la finale di Lux. No, la alla finale carica. Non ho capito perché non l'abbia tirato. Oh.
abbiamo fatto di farm. Però la DC di Brugio è un farm di Calisto. Comunque, la scelta di un Cho'Gath è ottima a livello di teamfight, cioè comodo. E anche se non ha affidato è comunque comodo, fa un silence e comunque li fa saltare in aria, una stun. In più c'è la DC zone, cioè. sto vedendo che questa Tony Flick sta giocando bene, sto bene. Sì. Però comunque se tu non c'ha la schermata blu non glielo, cioè non gli rompiamo il cazzo per le... No. Non lo so, ma lui che decide con tutti quanti, perché alla fine anche il lag, attenzione, per team fight se permette, se volete fare ma... forse questo team fight lo potrebbero vincere la squadra di me, se diventano a fare danno. Ragazzi, ma voi avete visto cosa ha fatto Marco? Vabbè, lo ma hanno levato un po' cose, cioè sono ancora usato. Ottimo flash da parte. È stato esagerato, hanno esagerato. Hanno levato. Forse è già la platina. Quindi del fatto di essere tanti. Sì. Hanno. Si sono buscati tipo 50 colpi di torre. Questo angelo blu sta giocando veramente bene. Sì, angelo blu sta giocando bene. Ovviamente è stato, diciamo, counterato da parte di Dan. Belle le animazioni delle torri quando calano. Vincerebbe contro chi? No, sto vedendo la build che ha fatto Angelo. Perché Morello e Calice insieme? Per il cooldown dell'acqua, pure io al tempo gioco così Lux e sinceramente però molto bene. Ma gli metti le scarpe. Ma il Calice è sprecato sul Lux, non si fa niente. Fai le rune con CDR, se ti dico esatto, che fai? CDR 15%, 5%. È così, guarda quanti soldi. Pure ti fai le scarpe. Ma vedi che è così, non ti metti un oggetto in bocca. Tac, ora doveva essere più bravo. Attenzione, flash. Comunque l'incanto è giusto. La PC è fuori e l'uso della finale è ottimo da parte di Calista. Peccato che sono citato. Nessuno potrebbe ancora fare un nessuno salto. Loro quando dice Spike, guarda, Spike è stato lasciato da solo. Sono ripresi alla grande. Poi c'era Angelo che era al centro. Alla grande. Ha fatto due remote, adesso forse ne hai ottenuto in pace. Ottimo da parte per la stessa. Oh, ma non ho mica fatto. Però c'è un di danno, no, la parte del nuovo posto. Posso agevolare e poi magari avrà il nuovo posto, va bene. Non fa danni. In questo momento è un totem in mezzo al campo. Vabbè, però era ultimi. Al silenzio. E comunque già armato.
Guardate, per me comunque è sprecato fare sia uno che l'altro. Il calice muore. Sì, ma è sicuramente sprecato. Al 29esimo doveva avercelo già chiuso da tempo il Rappadon, invece ancora non ce l'ha. Allora, se proprio il calice in questo momento è molto più utile del Morello. Aia. Perché ha resistenza magica. Ma dura la figata. Attenzione. Quanti danni ci ha preso? Doveva tirare dritto. Come si è salvato? Lo sniper di Fischio. Se l'ha giocato tutta bene comunque. Ups. User left your channel. Potrebbero forzare il lungaggio comunque. Diana non c'è, però è sempre nelle finanze. Ma secondo me pusheranno mid. Ma ormai vedi che Calista è un po' vedi che iniziano a spingere. Diana sta tornando, sono a difendere, c'è soltanto Totti e Sitch. Cioè, è molto improbabile che riescano a... Ma questa ultima è andata. Ha sprecato l'ultima. Infatti non doveva tirare. L'altro beatore era caduto. Sparta ingaggia ma non ci riesce. Sì, vanno il bot. Stuprano una povera rana. Si vede che la DC di Becker. Links è lontana, quindi potrebbero anche ingaggiare la squadra blu. Dato che Jinx è torto, però non lo sanno. La ulti di Sitch Angelo blu è vai. La ulti di Sitch diventa. Ma guardate Dumi che. Decisamente. Decisamente fuori posizione. Bravissimo tu, possono solo andare. Hai visto che comunque ha fatto il salto attraverso il muro. Ah, così. Io voglio solo capire perché l'uno so 5 volte che si butta il dannino con l'ultimate di Calista. No, ma c'era sempre un bug, non è che lui si butta male. Non lo so, lui si butta, anche perché l'animazione gli fa vedere che lo butta in un punto, però in realtà torna indietro. Visto mo? Si è buttato, ha fatto saltare e poi torna indietro. Sì, ma infatti, ma è dall'inizio della partita che succede questa cosa. Beh, la combo comunque è bella, cioè Lulu Calista è ottimo. Fa saltare due volte, con uno Yasuo in squadra è ottimo. Povero Tony Frick ha lasciato a fare l'albero. Ma dopo questa ne devo fare due? Uno. Quindi dopo ci sono io. No, tu mi sa che non giochi perché il tuo platino non può connettersi. Aspettiamo una settimana per giocare con voi e poi ci date buco. Non so se prendermi il punto. Fare il baro. Non so se prendermi il punto. Ma penso di no. Io ci baro. Ma non so cos'è. Non contestato completamente. Lo sai cos'è? Che alla fine è la stessa cosa del lag. Che sì. Il campione Alistair sta andando a guardare. Danilo, tu che dici? Ma a me non interessa che niente. Dopo quello che ho visto non... tirate in caso. Che hai visto Danilo? Che hai visto? Quello che scegliete scegliete. Poi pensate. Cos'è Danilo? Cos'hai visto? Poi fino a inizio, il torneo a dove essere fatto col fan e non starti a dove essere annullato. Se non è così, prendete la vittoria al tavolino, che devo dire. Che è lo stesso principio della lag di Giuseppe. Siccome a noi ci ha dato giocare lo stesso, lui non può connettersi per il computer, quindi ti prende la vittoria al tavolino. Siamo andato giù. Quindi ci dobbiamo prendere il punto. Sì. E tre, anche direi.
No, ma solo, che solo un... fare oggi una sola. Solo 11 prendiamo, perché come a voi ha dato solo un. Vabbè, ma perché la finita anche l'orario. No, vabbè, ma io do solo un punto, capito? Dai, prendimi un po'. Attenzione, non riposiziona la squadra blu. Fabio va troppo aggressivo. Un errore, attenzione, Diana presa da parte di mezzata. E anche qui. Guarda cattivi. Che sono due inibitori. Ma non potevano chiudere due inibitori col bar. Niente. Vabbè, hanno preferito di figurarsi la partita. Ma che va tutto col TP e spero TP così. Comunque il TP per andare a farmare non lo utilizzerò mai. Oddio. Questo Marco fa tutto, questo Marco. Aia, aia. Bellissimo, Irelia è veramente... Figa ha detto, fotti di Fabio, muore. E intanto quello pusha con il Super Minion col Baron. Hanno appena vinto la partita. Intanto top la torre è calata. Ma bastava, cioè, non voleva. Attenzione, che forse, ripeto, fa più l'altro. Filia che funziona. Forse. E se si spegne durante la partita non ci possiamo fare niente. E Fabio Landro vuole il caffè in bacio. Sì, ma io volevo fare contro. Con il cosimo di Demiamo. Forse vanno per la top. Ma sì, perché non ha senso fare con dei loot se, se laggano. Cioè se crash. Vabbè, alla fine è nella media. A 40 minuti per da me dovreste avere 400 minion. Io ieri avevo 360.000, no? Aia, aia. Attenzione, teamfight dopo, però manca. Manca il loro già. Parte solo. No. Questo sarà l'ultimo fight che ho potuto iniziare la partita. È una sfida. Già l'hanno fatta di dosso delle devasta. Sparta rimane in controllo. Ma io non capisco perché non l'ha ricordato. Avete notato cosa vuol dire Lulirei? Lulirei, abbiamo parlato con Peppa. Aspettate, attenzione, Lulirei ad un certo punto, perché il top di Fabio non è esistito. Sì, vabbè, ma... questo sicuramente, ma... purtroppo è alla fine era buona la cosa. Perché ovviamente non partita. Può fare tanti danni. Comunque tank già ci sono di un anni e altro. Comunque è stato un po' questo il video. Solo a pista, la pista. Comunque ragazzi, GG. Oh ragazzi! È un invece. Ma dove è l'altra noi sempre?